una sconfitta che mi lascia una forte delusione addosso, probabilmente non soltanto a me. È una sconfitta che non riesco nemmeno a commentare sul piano tecnico, perché siamo stati surclassati sotto ogni punto di vista. Fai fatica a crearti un briciolo di credibilità, perché è dura crearsi un po' di credibilità che poi non finisci mai di creartela, perché poi la domenica, il mercoledì ti presenta il conto e rimischi e si rimischiano le carte di nuovo e basta una partita per perderla completamente e ripartire da capo, anche un po' sotto al da capo. Questa è la mia più grande delusione. Non ci sta a venire a Salerno e prendere subito 4 gol, non ci sta a fare questo tipo di partite, non ci sta niente. Se tu pensi che uno 0-0 contro la Juventus possa metterci nella condizione di essere poi una squadra che sa gestire i momenti, le situazioni ed è forte, è sbagliato. Se pensi di venire a Salerno, ma adesso questa qui, hai sbagliato, perché spesso dico che la differenza tra una partita e l'altra è impercettibile, perché altrimenti devo perdere 4-0 in casa con la Juventus e fare 0-0 a Salerno. Questa è la lezione che il calcio ci dà sempre, e quando noi spesso diciamo quella lì è impossibile, quella lì è abbordabile, non esiste. Se tu non sei attivato, se tu non hai la consapevolezza che sono tutte difficili, non vai da nessuna parte. Siamo mancati, siamo stati immaturi, siamo stati leggeri, siamo stati presuntuosi e abbiamo rimesso in discussione tutto e ogni cosa. È fuori dubbio che si riparte. Io adesso sto commentando la partita di oggi, quella di mercoledì sarà un'altra gara. È fuori di dubbio che si riparte, non è che... Ma se le cose non le analizzi come sono andate, significa nascondere la testa sotto la sabbia. No, la squadra deve essere consapevole delle cose buone che fa e delle cose che non ha fatto, perché oggi non ha fatto. Faccio fatica a giudicare la partita. Quando manca il presupposto salta anche l'aspetto tecnico, l'aspetto tattico, anche se abbiamo tirato in porta, abbiamo avuto occasioni, ma non siamo stati squadra, mai. Quindi dobbiamo anche chiedere scusa dal mio punto di vista per questo tipo di prestazione, perché poi il sostegno del nostro pubblico e la fiducia incondizionata, quella lì va alimentata, guadagnata sempre, non va mai dato per scontato. E faccio fatica a fare un'analisi, anzi, meglio che non la faccia.